A proposito di perdite legate al lockdown, tra i settori più colpiti c'è senz'altro quello dell'artigianato, con i lavoratori delle imprese ancora in attesa dei sostegni al reddito. Rischiamo di non ripartire, questo è il grido di allarme lanciato dalla CGIL. Roberta Castellano. L'artigianato è uno dei punti cardine dell'economia molisana, ma servono misure per le imprese e soprattutto per i lavoratori, che non ricevono da mesi le spettanze per il blocco dell'attività causato dall'emergenza sanitaria. Perciò le istituzioni devono impegnarsi subito, senza aspettare la fine dell'estate, perché se si va avanti con questa lentezza il Molise rischia di non ripartire più. Lo sprone arriva dalla CGIL regionale per bocca del segretario Franco Spina. C'è bisogno di un'idea complessiva di sviluppo di una regione, all'interno della quale si vada a innestare un utilizzo corretto dei fondi comunitari che bisogna riprogrammare, altrimenti rischiamo di perdere, e dall'altro di programmare i nuovi fondi comunitari, quelli a valere al 21-27. Le risorse ci sono, a questi si aggiunge quelli del Recovery Fund. Bisogna insomma evitare quanto successo con i finanziamenti per le aree di crisi complesse, ricorda il segretario regionale della CGIL. Noi vigileremo e saremo sicuramente attenti, perché sia per l'artigianato che per tutti gli altri settori non possiamo più scherzare. Il Molise muore lentamente ogni giorno. O questo diventa un punto cruciale della politica, oppure stiamo parlando di altro. Ci si svegliasse un po' tutti e cominciamo a ragionare seriamente. Noi ci siamo e ci saremo anche in questi giorni, se vogliono discutere pure ad agosto.